Sandra Milo, chi sono età, lavoro, vita privata. La famosa attrice Sandra Milo sarà ospite a domenica e ne rilascerà una toccante intervista a Mara Venier. Racconterà a cuore aperto tutte le difficoltà e le gioie della sua vita e parlerà soprattutto della sua famiglia. Ha avuto 3 figli, siete curiosi di saperne di più? Ecco chi sono e cosa fanno nella vita. Deborah Ergas è la primogenita di Sandra Milo e suo padre è Maurice Ergas, il noto produttore cinematografico e televisivo. Deborah nasce a Milano nel 1963 e oggi ha quasi 60 anni. Non si hanno molte informazioni su di lei. Ma sappiamo che fin da piccola ha avuto la passione per il giornalismo e nel 2001 è diventata una giornalista professionista per Rai 1. Vive a Roma ed è una delle principali inviate della Vita in Diretta. Su Twitter si descrive così: sono una cittadina italiana ed ellenica. Sono trasparente e molto testarda. Ciro De Lollis è nato nel 1968 e oggi ha 54 anni. Di lui si sa davvero pochissimo. Soprattutto perché ha sempre chiesto di rimanere lontano dai riflettori. Non sappiamo che lavoro faccia. Ma il marito di Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio a cui hanno dato anche il cognome della nonna, Flavio Milo De Lollis. Sandra Milo lo ricorda ad ogni intervista, perché anche a distanza di anni, l'emozione di questo gesto la coglie allo stomaco ogni volta. Azzurra De Lollis è l'ultima figlia di Sandra Milo e Ottavio De Lollis. Anche di lei non si hanno molte notizie. Ma Sandra Milo ricorda sempre l'evento eclatante che accadde alla sua nascita. Mia figlia morì alla nascita. Ma tornò a vivere dopo mezz'ora, sono le sue parole nel ricordare l'evento. Pare. Infatti, che Azzurra sia nata cianotica e il suo cuore non batteva, allora Suor Costantina l'ha avvolta in un panno e corse a pregare Madre Maria Pia Mastena e dopo poco la piccola emesse il primo gemito. Così, Azzurra è diventata il soggetto di un processo di canonizzazione appena nata. Di recente, Sandra Milo ha confessato che la situazione familiare non è delle migliori. Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro, ha dichiarato.